Allora, facciamo questo esperimento. Io registro la spiegazione che faccio alla mezza classe che è qui con me e chi è a casa la sentirà in un secondo momento. Parliamo di dominio di funzioni. Abbiamo già visto l'altra volta come cos'è una funzione, come la si scrive, cosa vuol dire che è una relazione fra due insiemi. Adesso passo a farvi vedere degli esempi di funzioni numeriche, insomma con dei numeri di lettera x, e ci chiediamo quando questa funzione esiste. Cioè io vi scrivo quella che sembra un'equazione e ci chiediamo se questa equazione, se questa formula che stiamo scrivendo ha sempre senso. Parto con un primo esempio molto molto semplice. Y uguale, che ne so, x alla seconda più 3x. Okay? Questa è una funzione, cioè se ci ricordiamo la spiegazione precedente, questa è una relazione tra un insieme di numeri che chiamiamo x e un altro insieme che chiamiamo y. Se voglio divertirmi a fare come l'altra volta gli insiemini collegati uno all'altro, dovrei mettere una serie di numeri nell'insieme di sinistra, altri numeri in quello di destra e collegarli, no? Ora, che ne so, lo faccio per alcuni esempi semplici. Se ci metto 0, a chi è collegato il numero 0? 0 alla seconda più 3 per 0 quanto fa? 0 più 3 per 0 fa 0. Per cui dall'altra parte quella funzione manda lo 0 in 0. Sto un po' ripetendo, ma giusto per introdurre un po' quello di cui parliamo oggi. Se considero un numero 1, ora 1 alla seconda fa 1 più 3 per 1, 1 più 3 per 1 fa 4. O se sbaglio qualche conto ditemelo, che non siamo in diretta, quindi se sbaglio qualcosa ditemelo. 1 va in qua, mi sto confondendo, 1 va nel numero 4. E questa funzione è fatta così, potete andare avanti per altri infiniti numeri. La domanda che dobbiamo farci adesso studiando il dominio è: esistono dei numeri che se li inseriamo al posto di x questa funzione non esiste? Esiste un numero che se lo scrivo qui in questo insiemino non esiste nessuna immagine nell'altro insieme? Chiediamocelo. Questa è una funzione di secondo grado. Cosa succede se io ci metto un qualunque numero reale dentro? Viene calcolato qui il quadrato di un numero reale. E il quadrato di un numero reale esiste sempre. Da questa parte ho più il triplo di un numero reale. Il triplo di un numero reale esiste sempre. La somma di due numeri reali esiste sempre. Io non ho dubbi che questa funzione qui esista per qualunque valore di x. Lo scrivo qua sotto. La funzione, scrivo bene come al solito, è una grafia perfetta. La funzione è definita per qualunque, si scrive, qualunque valore di x nei numeri reali, nell'insieme dei numeri reali. Ok? Me ne sono accorto perché ho provato e in realtà questo esempio che ho scelto è molto semplice perché l'avete già studiato l'anno scorso in precedenza come parabola. Se vi ricordate, questa funzione qui è una parabola, voi potreste disegnarmi immediatamente il grafico. Spero, ok? Sapreste disegnarlo immediatamente. È una parabola rivolta verso l'alto, sapete trovare il vertice, quindi voi sapevate già che questa funzione non ha nessun problema di esistenza, esiste dappertutto. Facendo qualche esempio con i numeri, ce ne siamo resi conto una volta di più. Questa frase che ho scritto, la funzione è definita per qualunque valore di x nell'insieme di numeri reali, si può scrivere in matematica in un modo un pochino più sintetico, un pochino più simbolico. Lo scrivo così: chi è il dominio? Si chiama dominio l'insieme di definizione, cioè l'insieme che contiene tutti i numeri che possono essere presi nella funzione. Si chiama dominio. Chi è il dominio di questa funzione? Il dominio ovviamente è un insieme e in questo caso il dominio coincide con l'insieme dei numeri reali. Il dominio di questa funzione è R. Qualunque numero io prenda dentro l'insieme dei numeri reali, è un numero che posso usare nella funzione. Se non vi piace questa scrittura a insiemi, peggio per voi, ma se volete vederne anche un'altra, ne esistono anche altre. Per esempio, potrei scrivere non tanto dominio uguale, ma che ne so, dominio due punti, e dico che la funzione è definita per ogni x. Allora scrivo per ogni x appartenente a R. Sono tutti modi diversi di dire la stessa cosa. Generalmente questo qua è quello un pochino che, insomma, che trovo un pochino più ordinato, un pochino più formale. Questo va benissimo anche lui, dipende un po' dai contesti, se in alcuni esercizi conviene di più per scrivere di meno usare la scrittura insieme, si usa questa, se no si usa quell'altra.
Questa è finita così, cioè il dominio è R, tutti insieme, tutti i numeri reali. Ne scrivo un'altra. Non preoccupate che tanto poi si può scorrere sulla lavagna, quindi se non fate in tempo a copiarla a casa metti in pausa, poi invece dopo glielo faccio rivedere. Allora, un altro esempio è questo, y uguale x più 2 fratto x meno 1. Questa è una funzione invece di cioè frazionale di primo grado, prima era di secondo grado intera, questa qua è razionale di primo grado sopra e sotto. Chiediamoci, anche qui, no? Inizio con il disegnino, non va fatto ogni volta il disegnino, lo faccio adesso perché ve lo sto spiegando, ma... No. Allora, che succede se io ci metto 0 al posto della x? Chi è l'immagine di 0? Quindi se questa, ricordiamoci, era come dire f di x, no? Chi è f di 0? 0, così. Devo andare a mettere 0 al posto della x, per cui 0 più 2 diviso 0 meno 1. Quanto fa 2 diviso meno 1? Meno 2. Il numero 0 viene buttato nel numero meno 2. Ok, la immagine di 0 è il numero 2. Se ci metto un altro numero, ci metto 2 adesso. 2. Chi è l'immagine di 2? F di 2. Ve la faccio vedere. Con l'immagine di 0 era meno 2 perché ho messo 0 al posto della x. Con il 2 cosa succede? 2 più 2 diviso 2 meno 1. E quanto fa questa roba? 4 diviso 1, quindi l'immagine di 2 diventa 4. Dall'altra parte. Ho fatto due esempi, no, come prima, per rendermi conto che questa funzione di fatto è una funzione, insomma, posso trovare le immagini e le controimmagini. Ma adesso, domanda, qual è il dominio? Anche stavolta è vero che tutto l'insieme dei numeri reali può essere messo dentro la funzione, vedo dei mimi che mi dicono no, ok, no, non è vero, anche questo esempio è semplice, l'avete visto in seconda, si fa normalmente in seconda al liceo linguistico. E qual è il numero che non va bene? Qual è il numero che è messo al posto? 2, dici no, 2 non va bene, 1? Cos'è quello? Guarda a sinistra, a destra, meno, meno 1, no, giusto più 1, ha indovinato... da dietro, ok, più 1, perché più 1 è il numero che non va bene? Perché se ti ricordi in seconda, questa è una frazione algebrica, devi guardare il denominatore, cioè l'unica cosa che può dare fastidio qui è il denominatore, perché se una frazione ha denominatore 0 non esiste. Allora, siccome noi la riconosciamo questa è una frazione, se vi ricordate l'altra volta vi avevo classificato le funzioni, spero di ricordarmi giusto, dicendovi che erano algebriche e trascendenti, che erano intere e frazionarie, che erano razionali e irrazionali, no? Quindi questa funzione qui che ho scritto qui è razionale, non ha radici, ed è frazionaria, fratta. Quindi è solo il denominatore che ci interessa, ma nient'altro. Per capire chi è il dominio, io vado a studiarmi quello che nelle equazioni frazionarie era il CE. Vi ricordate CE? Sì, no? Quindi chi è il CE di questa funzione? X meno 1 diverso da 0... x diverso da più 1. Allora, chi è il dominio? Non è più r, no? Lo scrivo qua sotto. Chi è il dominio di questa funzione? D uguale. Non è l'insieme r, ma sarà l'insieme r a cui devo togliere il numero 1. Questa è la notazione insiemistica, si dice così, cioè il modo di scrivere col linguaggio degli insiemi chi è il dominio. Tutto l'insieme r da cui ho tolto l'insieme che contiene il numero 1. L'altro modo di scriverlo, se quello che ho fatto prima, insomma, quello che ho fatto prima era che invece la funzione è definita, come possiamo scriverla? Per ogni x appartenente a r, virgola, x diverso da 1. È un altro modo di scriverla. Ok. Uno non va bene. Allora è chiaro che non è più una funzione che va dall'insieme r all'insieme r. Il dominio, visto che il dominio deve contenere tutti i numeri che io posso scrivere nella funzione, sarà un sottoinsieme di R. Se io in questo cerchio blu ho immaginato di mettere tutti i numeri reali, mi devo immaginare di prendere un sottoinsieme qua dentro in cui ho escluso il numero 1. Questo non c'è, ok? Quindi il vero dominio è quello nero qua, no? L'1 è fuori. Tutto qui non c'è molto di più da dire sul dominio. L'unica attenzione da avere è osservare la funzione e capire, con un po' di esperienza e un po' di ragionamento, se quella funzione ammette dei problemi o no. Se la funzione è razionale intera, come questa, non c'è nessun motivo per cui un numero non debba andare bene. Quindi vanno tutti bene. Quando la funzione è razionale intera, il dominio è R, non si scappa. Quando la funzione non è razionale intera, ma comincia ad avere frazioni o radici o altro, ecco che
il dominio con non è più R. Vi faccio giusto l'ultimo esempio per coprire un'altra categoria di possibilità, che è questo. Non spaventatevi, non abbiamo fatto, non ho fatto con voi equazioni irrazionali, però se io vi scrivo una funzione del tipo y uguale radice, dai, faccio così, così dedico gli ultimi minuti anche a fare qualche calcolino che ripassa le cose più vecchie, radice di x alla seconda, diciamo così, x alla seconda meno, come la facciamo questa, meno 4x, meno 4x, volevo fare più 3, ok, così, questa. Se questa è la funzione che vi do, per trovare il dominio di questa, allora non sarà solo R, perché non è razionale intera, questa è irrazionale. Ora bisogna sapere qual è il problema che generano le radici. Voi dovreste ricordarvi, spero, che le radici quadrate hanno fondamentalmente un problema. Non possono avere numeri negativi all'interno. Quindi questa roba qui che ho scritto, se ci fosse un numero negativo qua sotto, non esiste. Allora, qui il dominio non è andare a chiedersi, non è andare a cercare un valore che rende diverso da zero qualcosa, ma il valore che rende maggiore di zero, maggiore o uguale a quel qualcosa. Cioè, visto che è razionale intera questa, è razionale. Non razionale, è irrazionale. È irrazionale. Irrazionale intera, andrò a ragionare sul fatto che deve essere una radice con argomento positivo. Per cui il dominio, lo studio da qui, chi è x alla seconda meno 4x più 3 maggiore o uguale a 0. Cioè se l'argomento è maggiore o uguale a 0, la funzione esiste. Quindi qua per trovare il dominio devo risolvere una disequazione. Se vi ricordate come si fanno le disequazioni di secondo grado, è il momento giusto per farla. Quindi io la risolvo adesso questa con il metodo che vi ho fatto vedere della parabola qualche tempo fa, risolviamola e poi chiudiamo questa spiegazione. Come si risolve una disequazione di secondo grado? Se non se lo ricorda, ora il metodo che vi ho fatto vedere io era si osserva il coefficiente di x alla seconda, in questo caso il coefficiente è 1, l'abbiamo chiamato a, vi ricordate, no? A uguale a 1 è maggiore di 0, per cui la parabola sarà rivolta verso l'alto. Poi cosa devo fare? Devo risolvere l'equazione a questo punto, secondo passaggio. X alla seconda meno 4x più 3 uguale a 0, devo risolvere. E qui o applico la formula o vado a usare la somma scomposizione o il completamento del quadrato o somma per differenza, vedete voi cosa fare, insomma. Fatto sta che adesso non vi faccio tutti i passaggi per l'equazione, ma questa dà come soluzioni x uguale a 1 e x uguale a 3. Ok? Ce ne accorgiamo perché, molto rapidamente, perché questa scomposta diventa x-3 per x-1, se siete d'accordo con me, no? E quindi questa qua diventa la sua scomposizione, il suo risultato. Allora, il disegno che devo fare per capire chi è la soluzione della disequazione è una parabola che passa per i punti 1 e 3, rivolta verso l'alto. E a questo punto mi chiedo, dov'è che questa parabola è positiva, cioè sopra l'asse, visto che la richiesta dell'esercizio è maggiore o uguale a zero? Dov'è che è sopra l'asse? Qui e qui. Se proiettiamo giù questi punti, troviamo che la zona di risoluzione di questa disequazione è tutti i numeri minori di 1, minori o uguali a 1, e tutti i numeri maggiori o uguali a 3. Per cui questa è risolta con x minore o uguale 1, vel x maggiore o uguale 3. Il dominio di questa funzione allora è composto da tutti quei numeri che sono più piccoli di meno 1 e sono più grandi di 3. Come faccio a scriverlo? Questa volta la scrittura è insieme, è un po' scomoda perché faccio fatica a dire, dovrei mettere r meno che cosa, x tale che x è un numero reale, x minore o uguale 1, x maggiore o uguale 3, scriverei tantissimo. Quindi mi conviene forse dirla così, che il dominio chi è? È x appartenente a R, possiamo mettere così, x appartenente ai numeri reali, virgola, x minore o uguale 1, x maggiore o uguale a 3. Tante volte basta proprio solo scrivere questa parte qui, Basta anche solo scrivere questo. È interessante farvi vedere che c'è un altro modo per scrivere i domini quando hanno questa struttura a disequazione, che è questa. Se
Devo scrivere in un modo solo che tutti i numeri fino a meno 1 vanno bene e quelli da 3 in poi vanno bene. Come faccio? Immaginatevi l'asse reale, no? Immaginatevi la retta dei numeri reali, così sono uscito fuori dalla lavagna, ma fa niente. Ci sono tutti i numeri reali qui, ci sarà 1 da qualche parte, ci sarà 3 da qualche parte, e il mio dominio è dato da tutti i numeri che stanno dall'infinito fino a qui, incluso, e da qui fino all'infinito. Lo posso scrivere in questo modo, posso dire che il dominio, vado un pochino più su, posso dire che il dominio è composto da queste parentesi, parentesi tonda da meno infinito fino a 1, ok? Tonda vuol dire che il numero non è incluso, quindi meno infinito in realtà è qualcosa di irraggiungibile, quindi mettiamo parentesi tonda, invece 1 qui è incluso nel dominio perché è minore o uguale, qui mettiamo una parentesi quadra. Unito, questo è l'insieme, unito a cosa? Tutti i numeri da 3 in poi, da 3 a più infinito con la parentesi tonda. Questo modo di rappresentare il dominio è un po' più schematico, un pochino più veloce se volete. La parentesi tonda significa numero non incluso. La parentesi quadra significa numero incluso. Per cui se io qua ho minore o uguale 1, maggiore o uguale 3, uso le parentesi quadre. Se avessi avuto un dominio del tipo, lo invento qua di fianco, x minore di 3 e x maggiore o uguale a 5, avrei avuto come rappresentazione meno infinito 3 tonda unito quadra da 5 a più infinito. È solo un modo diverso di scrivere gli insiemi. È una simbologia con le parentesi, magari è nuova per voi adesso, ma non è niente di straordinario. Ok, ho fatto tre esempi, spiegazioni ne abbiamo finite, quindi il dominio non è altro che cercare l'insieme di definizione, cercare quei valori che rendono vera la funzione. Quando li troviamo, li rappresentiamo. Il passaggio successivo è mettere queste cose su un piano cartesiano, però magari lo vediamo in un secondo momento. Cioè, basterebbe disegnare il piano cartesiano e andare a segnare sul disegno, sul grafico, quelle cose che sono escluse dal dominio. Speriamo che si sia sentito. Adesso spegniamo e controlliamo se si è sentito e poi se si è sentito glielo mandiamo.